io sono un appassionato di opera, di lirica, io sono un grande ammiratore di tutti i grandi maestri, dunque per me vivere all'interno dell'ambiente del teatro è una fondamentale necessità. Io adoro l'opera, adoro i teatri e soprattutto ho lavorato un po' con tutti, perché durante 50 anni di carriera, ne si può immaginare, ho lavorato sia da mio padre fino ai cantanti d'oggi. Dunque è evidente che tutto ciò per me è un piacere. Per questo credo anche di mantenermi abbastanza fresco e giovane, proprio per il piacere che ho io all'interno del mio essere di far parte di questo incredibile mondo che è il mondo dell'opera. Sicuramente hanno perso qualcosa, perché papà era dal vivo eccezionale, perché era un grande attore, un grande cantante, un grande interprete, un grande personaggio. Ecco, però sa cosa vuole che le dica? E io l'ho sentito da bambino, cioè nel fulgore della sua gloria fino a fine carriera. Dunque io posso dirle tante belle cose su papà, però non credo che un'intervista sia sufficiente per poter raccontare tutto. Papà è stato, a mio avviso, il più grande tenore drammatico del Novecento, questo sicuramente. È stato un personaggio enorme, sia dal punto di vista del palcoscenico e dell'opera, che dal punto di vista di essere un personaggio, di esistere come personaggio e di creare un mito. Questo sa, non è facile, papà era un uomo di cultura, non era un classico tenore che cantava e se ne andava a casa, papà viveva d'arte, era pittore, scultore, leggeva molto, parlava bene, insomma era un grande personaggio, veramente chi non l'ha visto oggi si è perso qualcosa. Papà era una persona molto legata alla sua terra, l'Italia, ed era sicuramente un personaggio molto vicino alla gente. Guardi, quando papà è morto improvvisamente di un infarto, il giorno dopo papà era nel salone della sua villa, dentro alla bara, aperta, e fuori abbiamo dovuto aprire i cancelli della villa e c'era una fila di almeno 3 chilometri di gente che veniva a dare l'ultimo saluto a papà. Questo dice tutto. Eravamo in campagna, sa? Non c'erano grandi personaggi, c'era il popolo, c'erano i contadini, c'erano tutti quelli che veramente si sentivano vicini a papà. Era un personaggio veramente straordinario, dal contadino fino alla classe intellettuale più alta, papà faceva parte di questa nostra Italia.